sono insieme a Nanni Palestrini a Sale Talks. Giovedì 30 maggio inaugureremo alle ore 18.30 una mostra personale di Nanni intitolata Tristan Oil, un progetto che hai presentato con l'ultima documenta che poi stai facendo girare. Parlaci di questo tuo Tristan Oil. Tristan Oil è basato principalmente su un video che ha la particolarità di essere durata illimitata, perché è composto di diversi materiali che continuano a ricombinarsi e a riassemblarsi, diciamo, con una prospettiva di una durata infinita. Ecco. L'argomento, perché tutti questi materiali di video sono focalizzati intorno a un tema molto preciso, è il tema dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali di questo pianeta, in particolare del petrolio. Ora, di questo sfruttamento qui sono diciamo, ripresi alcuni temi che sono quelli appunto del tema dell'inquinamento, del tema della diciamo, finanziarizzazione che questo diciamo in modo più indiscriminato le risorse naturali produce, e tutto questo è diciamo, il senso di questa prosecuzione infinita di riassemblamento, è quello di dare allo spettatore un'idea di partecipazione, perché vedendo questi diversi aspetti, queste diverse fasi, combinazioni diverse, si può fare un'idea e anche sarebbe utile che tutti noi abbiamo di fronte a qualcosa che investe in un modo così urgente, così pressante, le nostre possibilità di sopravvivenza. Tristan Oil è, diciamo, l'evoluzione di un progetto, di un tuo romanzo, se così possiamo chiamarlo, che avevi pensato negli anni 60. Qual era la particolarità di quel Tristan? Era questo stesso impianto combinatorio che ho ripreso, perché di Tristano io ho ripreso diciamo, il metodo, questa formula di ricombinare materiali diversi in possibilità di combinazione infinita. Ecco, e diciamo, il passaggio tra la scrittura, diciamo, l'aspetto letterario e immagine in movimento cerca di conservare questa diciamo, soluzione che coinvolge, secondo me, questa è la cosa che più mi interessa, coinvolge una partecipazione dello spettatore. Nel libro Tristano, poi quando l'edizione successiva l'ho ristampato in tante copie diverse, era il fatto di avere ogni lettore aveva un libro diverso da quello. Abbiamo il fatto che queste ricombinazioni visive continuano a cambiare, per cui uno che vede un po' di tempo lo stesso video ne ha un'immagine diversa, questo veramente essere questo aspetto, perché io toglie un'opera letteraria. Nanni, quindi Sale Docs 30 maggio alle ore 18.30 Tristan Oil. Alle 19.30 Nanni ci leggerà anche parte del romanzo, una selezione dei suoi lavori, quindi non mancate.